questa per noi è una bella opportunità di arricchire la capacità di orientamento scolastico post diploma dei nostri alunni. Naturalmente per un liceo è quasi naturale orientarsi sull'università, sulla scelta universitaria, però non sempre si conoscono altre opportunità come corsi sicuramente più professionalizzanti e di durata inferiore alle facoltà universitarie, come quello che ci sarà presentato oggi dalla dottoressa Franceschini. Si tratta di un percorso di qualifica finanziato dal Fondo Sociale attraverso Regione Liguria, della durata di 800 ore per Tourism Software Developer, ovvero un programmatore software che lavorerà in software house, società di consulenza IT, per sviluppare software nello specifico rivolto ad aziende del comparto turistico. Per accedere al percorso è necessario essere in possesso del diploma di scuola superiore e di essere in stato di disoccupazione. Per potersi iscrivere, le persone interessate possono recarsi presso la nostra sede in Viale Brigata Bisagno 2 interno 26 e per arrivare con la documentazione necessaria la possono scaricare direttamente dal nostro sito che è formamentis.net. Il corso si terrà presso la sede di Formamentis, in aula sono previste 560 ore e le altre 240 saranno in stage presso aziende del comparto IT. Molte aziende l'anno scorso, già in fase di presentazione del progetto, hanno manifestato la loro adesione, il loro interesse per la figura professionale per poi inserire con dei contratti di lavoro i partecipanti, che è la finalità primaria del Fondo Sociale. Simona Franceschina è la nostra delegata, è nominata dalla città metropolitana nel coordinamento, nel primo coordinamento che abbiamo fatto. E pertanto i suoi progetti li stiamo approvando anche come città metropolitana perché li riteniamo giusti e corretti dal punto di vista della crescita dei giovani per permettere a chi è rimasto indietro di poter recuperare con i corsi di formazione. E in questo caso un corso di formazione che riguarda proprio l'informatica dà la possibilità di inserirsi in un contesto aziendale. Noi puntiamo ad avere anche la massima assunzione dei partecipanti a questo corso.